Dopo Sassuolo e Brescia, il Chievo vuole mietere la terza vittima nella nuova gestione di Lorenzo Danna. Di fronte a un Varese altalenante, ma sempre temibile, su un campo purtroppo anche stavolta ai limiti della praticabilità. C'è la volata di Manfrin sulla sinistra, cross tagliato basso, la tiene lì la Gorga. Riesce a rubar palla a Bruzzone, lotta in mezzo a due. Lo scarico per Burato che entra in percussione. Burato, interno dell'area, sinistro! E riesce a deviare la Gorga, distinto in qualche modo. Grande traffico in area di rigore, resta fuori solo Forte del Varese, gli altri tutti nei 16 metri, ma tutta sul secondo palo, si ostacolano in due. Bruzzone e Dondoni, la Gorga costretto al grande intervento. Jadilson, occhio perché ha un gran destro, la finta, Koulibaly lo ostacola. Poi la ribattuta forse con Forte che rientrava da un offside, l'1-2 ottimo, ancora la palla dentro, manca l'aggancio decisivo. Luca Forte e grande uscita di Provedel, Varese però sulla tre quarti, molto molto ficcante. Il capitano del Varese ha già affidato a Serrano che parte in velocità, chiude un 1-2 involontario. Poi altro numero su Koulibaly, attenzione dentro l'area di rigore, c'è il calcio di rigore che sembra generosissimo. E c'è anche il cartellino giallo per Koulibaly. Possibilità per gli ospiti di andare in vantaggio sul rigore che farà comunque discutere. Parte Forte, intuisce Provedel, la grandissima parata, anzi era Zamparo, intuisce col mancino Provedel, che risposta. L'errore di Zamparo può essere pesante, occhio a Forte, grande palleggio dell'ex Triestina, sinistro, deviato e calcio d'angolo. Allenatore agitatissimo quello del Varese. Altra palla lunga, attenzione sul filo del fuorigioco qui. Viene data a regolare la posizione. C'è la chiusura di Fochesato, non è ancora finita. La palla che arriva con Forte, Provedel, altro miracolo di Provedel. Poi col ginocchio Bassiborzani male. Cecco riapre per Franchini dalla retrovia, posizione regolare. Lo stop a seguire è straordinario. Franchini davanti al portiere. La Gorga col corpo. L'anno scorso un gol contro l'Inter, battuta tesa, attenzione! Il miracolo di Provedel sul primo palo Forte, vicinissimo al quinto gol in campionato. Zamparo sul fondo, il pallone basso, Koulibaly, possibilità di contropiede per il Varese con Forte che va a puntare Magri. Arriva fuori anche Koulibaly, apertura per Zamparo, sinistro tagliato su Provedel e poi rischia quasi l'autogol in copertura Edoardo Cecco. Alle spalle di tutti Costa e anche Paruzza pronto per il tocco. Sembra però Edoardo Cecco, barriera 5 disposta dalla Gorga. Parte Cecco con il destro, si deve impegnare la Gorga e non si fida e smanaccia fuori. Bassi Borzani, ancora Forte, sembra aver cambiato marcia il numero 11. Il cross tagliato non esce, attenzione qui, salvataggio di Franchini sul sinistro al volo di Zamparo. Ancora Serrano, prova da casa sua, pallone inguardabile in questo caso. Varese che bisogna dirlo, non perde un rimpallo. E ora la grande volata di Bassi Borzani, allarga per Forte, dentro l'area di rigore, Forte vuole il destro, la palla passa, Provedel in due tempi si salva. Capovolgimento di fronte rapidissimo di Bassi Borzani. È andato un po' a sprazzi, qui parte nello spazio da Silva, attenzione all'uscita, un po' in ritardo di La Gorga, la palla passa a Ekuban! Da Silva a Ekuban, dialogo tra i due, ne è entrati il balletto del Ganese, è festa gialloblu a Desenzano, 1-0 Chievo. Franchini, e ora c'è un po' di spazio, 3 contro 3 con Cisotti, chiama palla larghissimo Costa, ottimo pallone per lui, attenzione Costa, dentro per Da Silva, Ekuban, il destro, palo clamoroso, match point fallito di un soffio, applausi comunque sinceri del pubblico del Tre Stelle. Stacco su Ekuban, sulla respinta arriva Burato, adesso nel paltano, gestisce per Victor Da Silva, il tocco dentro in corridoio, accelera Franchini, tocco dentro, Cisotti di tacco, che gol! Cisotti di tacco, che gol! Mamma mia! E arriva qui il fischio finale, migliore epilogo, non poteva davvero esserci. Azione da pelle d'oca del Chievo con gol di tacco alla bettega di Yuri Cisotti. Che finale, 2-0 Chievo sul Varese.